e benvenuti in una nuova video recensione. Oggi torno a parlarvi di Dainit e della collana Dainit Showcase, che sapete già che è una collana che mi piace molto. In particolare oggi vi parlo di una dei primi due volumi, di una miniserie in tre volumi che si intitola Zankyo Riverbero, scritta e disegnata da Tsutomu Takahashi. Il protagonista di Zankyo è Satoru. Satoru è un ragazzino che vive da solo in una zona industriale e non ha grandi rapporti umani, se non con il suo dirimpettaio, un anziano signore che ogni mercoledì, dopo che ha frequentato il centro diurno, prende una palla da tennis e comincia a sbatterla nel muro che unisce i due appartamenti. Attira così l'attenzione di Satoru, che si reca nel suo appartamento e poi finiscono col chiacchierare, col parlare del niente, fondamentalmente. Un giorno però, in particolare il giorno del compleanno di Satoru, questo anziano signore che è malato di una malattia terminale gli fa una richiesta assolutamente assurda. Gli chiede di ucciderlo. Dentro l'armadio di quest'uomo c'è infatti una pistola assieme a una mazzetta di denaro, sono 5 milioni di yen. E quest'uomo gli dice: bene, tu uccidimi, perché io considero più onorevole venire ucciso piuttosto che aspettare la morte, e poi devi farmi un favore, devi portare del denaro alle famiglie di 3 persone che io ho ucciso mentre ero in attività con la Yakuza. Satoru rimane sconvolto da questa richiesta e il vecchio gli dice che, visto che lui sta vivendo una vita miserabile e che ha uno sguardo assolutamente cattivo e maligno, fare questo patto con lui e poi rispettare questa promessa potrà essere un modo per Satoru per lasciare quell'appartamento, lasciare quella vita senza una particolare meta e trovare la propria strada. Satoru quindi decide di accettare e dal momento in cui uccide quest'uomo comincia una storia, comincia il suo percorso, ed è un percorso di estrema violenza. Violenza in tutte le sue declinazioni, psicologica, fisica, violenza sessuale. E anche perché la prima famiglia da cui si reca Satoru è una famiglia mafiosa ancora in attività, e quindi quella che sembrava essere semplicemente portare del denaro a 3 famiglie per poi cominciare a trovare la propria strada davvero e a decidere che cosa fare della propria vita diventa subito una cruda storia di violenza e di sopravvivenza. Satoru è un personaggio principale piuttosto particolare perché è completamente privo di emozioni, il suo sguardo è folle, è completamente folle. Il vecchio che gli ha consegnato appunto la pistola e il denaro ha visto questo sguardo completamente privo di empatia, privo di sentimenti. Noi vediamo questo personaggio nel corso dei primi 2 volumi continuare ad essere così, ad essere sempre più spaventoso, perché forse un pochino ci si può aspettare che si ammorbidisca un po' in certi frangenti, ma la cosa non accade. Almeno fino alla fine del secondo volume il lettore non percepisce un addolcimento di Satoru. E ciò rende praticamente impossibile empatizzare con lui durante la lettura, ma allo stesso tempo contribuisce a caricare di tensione ogni evento. Satoru, a un certo punto della storia, si unisce a un personaggio che si chiama Daigo, una ragazza, i due stringono un patto e decidono di andare insieme in direzione Tokyo, quartiere Shinjuku, perché lei era diretta lì. Durante la storia poi si unisce a loro anche un bambino. E nonostante la creazione di questo nucleo, Satoru rimane comunque di ghiaccio. Ha questo sguardo assolutamente distaccato, che crea sempre più distanza tra lui, personaggio della storia, e anche tra lui e il lettore. Ma questa cosa in realtà è potentissima, perché tutto quanto il fumetto è estremamente crudo. Estremamente crudo nel modo in cui ci vengono narrate le cose, e crudo anche nello stile di disegno. Takahashi, infatti, in quest'opera sfoggia uno stile estremamente sporco, quasi nervoso. Sono le tavole in cui viene rappresentato lo sguardo di Satoru, sono potentissime, perché è questo sguardo quasi spaventoso. E tutto questo è accompagnato da una rappresentazione dello spazio, degli sfondi, che abbraccia perfettamente questo stato di oscurità, violenza, tensione, perché tutto il senso di vuoto, di ansia che permea l'intera storia viene rappresentato anche negli spazi in cui i personaggi si muovono.
Difatti, una caratteristica che secondo me rende estremamente interessante questo titolo è proprio il fatto che anche nei momenti in cui ci si potrebbe aspettare un pochino più di relax, perché magari i personaggi sono nelle condizioni per tranquillizzarsi un attimo, in realtà continua ad esserci un perenne stato di ansia e di tensione. Qualunque personaggio secondario che compare nella storia è un potenziale nemico. E il lettore finisce col provare questo stato di continua tensione durante tutto il corso della lettura ed è questo che ti tiene praticamente incollato alle pagine. Per di più, è interessante vedere come ogni qualvolta sembra che ci possa essere uno spiraglio in quelli che sono gli accadimenti della storia, in realtà la speranza non c'è. Ed è questo che rende ancora più coinvolgente, ancora più quasi stressante, no? Nella storia che ci viene narrata. I personaggi, i protagonisti, sono tutti quanti legati dal far parte di un mondo caratterizzato dalla violenza, violenza dalla quale sembrano intenzionati a fuggire, ma impossibilitati a farlo. E la fuga che Satoru e i vari personaggi che si uniscono a lui compiono, quindi questo percorso che stanno compiendo fuggendo dal loro passato, fuggendo dalle situazioni di violenza, sembra proprio una metafora della loro condizione generale della vita, in cui loro sono in fuga da questa condizione di disagio di cui non si possono in realtà liberare davvero del tutto. E questo crea appunto questa continua sensazione di tensione che rende estremamente accattivante la storia. Chiaro è che se non siete lettori avvezzi a questo genere di storie, se non siete lettori che amano appunto essere coinvolti in questo modo emotivamente alla storia che stanno leggendo, forse questo non è il titolo che fa per voi. Ma per chiunque possa essere interessato a leggere di una storia coinvolgente per la sua violenza, per la tensione che riesce ad arrecare al lettore, Zanchio è davvero davvero un titolo da tenere d'occhio. Vi ringrazio per aver guardato questa video recensione, come al solito vi do appuntamento alla prossima. Ciao, bad taste!